Gli autovelox e i T-Red del comune di Prato devono essere spenti in autotutela perché non in regola. Lo afferma il consigliere comunale della Lega Marco Curcio alla luce della documentazione che ha ricevuto dagli uffici sulla base di una propria richiesta di accesso agli atti. Secondo Curcio, da tale documentazione si evince che i dispositivi sono solo autorizzati e che sulla base di una circolare del Ministero autorizzazione e omologazione siano considerate la stessa cosa. Qui starebbe il nodo contestato da Curcio partendo da una sentenza della Cassazione del marzo scorso. Tale sentenza stabilisce che tutti i dispositivi usati per fare multe agli automobilisti devono essere anche omologati, non solo autorizzati, afferma il consigliere della Lega. Ho chiesto agli uffici le omologazioni di tutti i dispositivi, mi hanno risposto inviando solo le autorizzazioni. Ho quindi richiesto nuovamente le omologazioni, ma il comandante mi ha risposto di suo pugno dicendo che autorizzazione e omologazione sono la stessa cosa, facendo riferimento a una comunicazione del Ministero di alcuni anni fa. Nel mentre però, aggiunge Curcio, è intervenuta la Cassazione il 17 marzo di quest'anno. La sentenza in questione in realtà pone l'accento sulla verifica periodica che deve essere fatta degli autovelox per assicurare che la taratura iniziale, o se si preferisce l'omologazione, sia mantenuta correttamente. Verifica che deve essere attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità. A Curcio risponde il comandante della municipale, Marco Maccioni, chiarendo subito che tutti i dispositivi resteranno accesi. Sulla base di cosa dovremmo spegnere? Un conto è farlo alla luce dei numerosi ricorsi persi, un conto sulla base di una sentenza della Cassazione che non mi risulta essere a sezioni unite e che si esprime sulla legittimità di un caso specifico che non riguarda Prato. Al momento non ci risulta alcun ricorso sulla questione per quanto ci riguarda. Quindi spegnere gli autovelox senza un reale motivo significherebbe ritrovarsi subito la Corte dei Conti a bussare alla porta per i mancati introiti. Infine, il funzionamento di tutti i dispositivi, autovelox e T-Red, è controllato periodicamente.